Ciao Eva, come stai innanzitutto? Ciao, sono agitatissima. Evviva la sincerità, ecco. Se Super agitata. sei il primo artista che mi dice questa cosa. Ecco, perfetto. Allora, stai per debuttare sul palco di Sanremo. Mi racconti un po' emozioni, sensazioni e poi il brano che appunto ci farai ascoltare. Sono super emozionata, ovviamente. Partecipare al Festival di Sanremo è un sogno che si realizza, mi fa ancora strano dirlo perché non ho realizzato ancora bene, dico la verità, quindi sarà una bella sfida, però nello stesso tempo non vedo l'ora, cioè non vedo l'ora di salire su quel palco e tirar fuori tutto perché sono qua che proprio fremo, quindi ecco, aspetto con ansia questo grande giorno. Il brano che porterò si intitola Cosa ti salverà, è un brano che appunto mi rappresenta davvero tanto. Parla un po', diciamo, ci aiuta, ci invita più che aiuta a riflettere un po' su noi stessi, su quello che ci rende davvero felice e sulla necessità di sentirci importanti per noi stessi, non per gli altri, ma prima per noi stessi, a prescindere appunto da chi siamo, da chi vorremmo essere. Cosa ci salverà? Sicuramente ci salverà il partire da noi, quindi prendere coscienza di chi siamo davvero, di cosa vogliamo e partendo appunto dalla quotidianità, dalla normalità, dal rapporto che abbiamo con i giorni qualunque, insomma. Ecco, quindi un po' questo è il messaggio e mi rappresenta tanto perché la canto veramente, la sento tanto questa canzone. Allora, riferito a questo discorso che hai detto pure tu, è una canzone che senti molto tua, Sì. quindi l'importanza di ritrovarsi, esatto. Io non è la prima volta che ti vedo, ti avevo intervistato anche all'epoca del Talent, e visto che proprio dici che lo senti molto tuo, proprio a livello, non dico umano, proprio come artista, dopo Sì. tutte le esperienze che hai fatto, senti di esserti un po' ritrovata, diciamo, a livello artistico, pensi di avere ancora tante cose di te da scoprire, indipendentemente dall'esperienza sanremese, eh? Ok, cioè per quanto mi riguarda sono in continua ricerca di me stessa, quindi non posso dire ancora sì, ho trovato la mia strada, so benissimo quello che voglio e so quello che voglio, però sono in continua ricerca. Comunque, per come la vedo io, la vita è un continuo migliorarsi, quindi apprendere, quindi ne ho di strada davanti da fare prima di arrivare, ecco. Cosa ne pensi degli altri ragazzi in gara con te? C'è stata poi tra l'altro la serata di Sara Sara Sanremo che un Sanremo, po' sì. vi ha permesso anche, insomma, penso di confrontarvi. Com'è andata? Com'è il clima? Allora, credo siamo in otto appunto artisti e la cosa che più mi rende felice è che comunque portiamo otto cose davvero molto diverse tra loro, quindi sento meno concorrenza in questo senso, no? E ognuno porta il suo e quindi sì, poi si vedrà. E con i ragazzi appunto abbiamo avuto modo un po' di conoscerci, ovviamente non benissimo perché siamo stati insieme poco, però come ti dicevo prima, i due artisti che stimo un po' di più, che sono anche quelli con cui ho legato un po' di più, sono Ultimo e Mirko e il cane. E quindi sì, i due pezzi loro sono quelli che mi piacciono di più, ecco. Hai fatto tantissimi live, hai collaborato con tantissimi artisti. Il bagaglio che ti porti dietro da tutte queste esperienze, appunto, è, diciamo, di cosa hai fatto tesoro? Ecco, di tutte queste piccole ma fantastiche esperienze, perché un festival è fighissimo, diciamolo. Quindi, brava. Com'è Grazie. andata? Ho fatto tesoro di tutto, cioè veramente di tutto. Cioè sono stata su palchi allucinanti come l'Home Festival, il Firenze Rock, aperto è di vendermi, cioè se lo dico mi trema la voce, tipo, perché non ci credo, è già stato, ma non ci credo ancora. Ho aperto molti concerti di Carmen Consoli. Consoli, quindi più di così veramente non potevo chiedere, anche perché poi appunto una volta usciti dal talent non sai cosa poi ti aspetta fuori, perché può essere che va avanti e che le cose vanno bene, come anche no, quindi lì poi state veramente farti strada, ecco, con le unghie. E quindi ce l'ho fatta, ce la sto facendo, spero di continuare su questa linea, sono molto soddisfatta di quello che ho fatto quest'anno, l'anno scorso. E basta, adesso c'è il
questa piccola prova da superare che si chiama Sanremo. Ti faccio l'ultima domanda un po' provocatoria, tra l'altro non so se hai notato che le donne sono pochissime, cioè Pochissime, ti senti addosso un po' la figata, donne sono responsabilità, pochissime, esatto, che sono poche. ok, c'è un po' la responsabilità di rappresentare tu e le tue poche colleghe, ecco, diciamo la voce femminile italiana, insomma, la vivi un po' questa cosa, come Ma se... sinceramente non sento questa responsabilità. Appunto, io darò il massimo, spero di riuscire in questo. Quindi l'unico obiettivo che ho davvero nel cuore è proprio dare tutto quello che ho dentro, darlo agli altri. E poi come va, insomma. Però sono contenta che ci siano poche donne, meglio. Va bene, grazie.